libera oggi a Foggia per incontrare la città, per incontrare, ecco, i ragazzi, gli scout. Di cosa si è parlato? Ma no, è un momento di riflessione, di preghiera, 30 anni dalla morte, dall'uccisione di Pannunzio. Ho accettato ancora una volta volentieri di fermarmi a riflettere con la famiglia. Gli scout europei dell'Europa hanno chiesto un momento così, molto veloce, di incontro. E quindi un piccolo momento, un piccolo segno, ma per me che ha sempre una grande forza, anche per dire loro sono morti, sono stati uccisi, dobbiamo essere più vivi. Oggi più che mai ci vuole uno scatto ancora di più da parte di tutti, perché mi pare che c'è un momento un po' di rilassamento. Mi sembra che si possa dire che oggi l'Italia la differenza la faccia un po' l'indifferenza, e che da crimine organizzato mafioso si sta passando a crimine normalizzato, e diventa una delle tante cose, si danno per scontate delle cose. Certo, non dobbiamo dimenticare le cose positive che sono state fatte e che vengono fatte, ma dobbiamo prendere coscienza che la situazione è una situazione molto difficile e molto pesante. Le mafie sono più forti di prima, in forme e modi diversi. E allora facciamo emergere le cose positive, ma non dimentichiamoci che è necessario veramente uno scatto in più. Ecco, se l'altro... la politica, anche qui mai generalizzando, se la politica non fa le politiche, cominciando dalla cultura, dalla scuola di più, dai servizi sociali, se la politica non fa le politiche diventa a sua volta criminogena, perché favorisce delle condizioni che aiutano allo sviluppo in forme diverse di crimine. Tra l'altro questa è una città dove solo pochi giorni fa si è consumato l'ennesimo omicidio, insomma, come ha ritrovato Foggia al suo ritorno? Ho trovato anche la bellezza di tante persone, di tante realtà, questo vorrei sottolineare, ma c'è sempre una distanza. Allora, le istituzioni sono sacre, io difendo sempre la sacralità delle istituzioni. Bisogna distinguere tra la sacralità delle istituzioni e chi le gestisce. E noi troviamo una marea di persone nel nostro paese che le gestiscono bene, con onestà, nella dimensione dell'impegno e dell'eticità. Ma troviamo a volte anche delle superficialità, delle semplificazioni, delle forme che non aiutano a affrontare più radicalmente il problema fino in fondo.